Ciao Nicola, perché abbiamo aperto la puntata anche con Orietta, lo abbiamo ricordato con il ricordo di Franco Gatti. Tu hai scritto una delle canzoni più belle della storia della musica, che è La prima cosa bella. Io piango ogni volta che la sento e so che ci tenevi a ricordare Franco e te ne siamo grati. Dimmi tutto, Serena. Dimmi tu, Nicola, che cosa possiamo raccontare di Franco, del vostro rapporto, della vostra amicizia, di quel Sanremo? Cosa posso dirti di Franco? Oggi naturalmente per me, per Angelo, Marina, Stefania, Federica, l'Italia, il mondo intero, è un giorno triste. Però vorrei ricordarmi di Franco, quel mattacchione simpaticone tipico dei genovesi che tirano simpatia da tutte le parti. Come dimenticare quella mitica notte, quella mitica sera del 1970 a Sanremo? Io accoppiato a quattro ragazzi semi sconosciuti, i quali si presentarono sul palco e fecero l'interpretazione della prima cosa bella in modo originale, personale, incantarono il paese. Insomma, io questo ragazzo voglio ricordarlo per quanto insieme agli altri tre ha dato al mondo della musica leggera italiana e mondiale, ai quali ho voluto sempre e voglio tanto bene. Mi immagino in questo momento Franco che sta volando verso il paradiso per raggiungere il nostro Signore, e vorrei che dicesse al nostro Signore che gli vogliamo e gli abbiamo voluto e gli vogliamo tanto bene quanto vogliamo a Lui. E soprattutto vorrei che si ricordasse questo ragazzo per il grande basso del mondo della musica leggera italiana, forse la voce più bella bassa d'Italia. Tu hai una voce scura, anche tu Nicola hai una voce scura, tanto la rivediamo La prima cosa bella a Sanremo insieme ad altri successi dei Ricchi e Poveri. Dopo 40 anni al 70° Festival della Canzone Italiana, Franco Gatti, Angela Brambati, Angelo Soggius e Marina Occhiena, ovvero i Ricchi e Poveri! Nel mio futuro che cosa c'è? Sarebbe bello se fossi un re. Così la bionda americana o si innamora o la trasformi in rana. Eccomi Nicola, era il Sanremo della Reunion. Mi stavi dicendo, parlando di questa voce scura, bassa di Franco, è un ricordo personale di una cosa che avete fatto insieme, oltre quel mitico Sanremo della prima cosa bella? Beh, questi ragazzi fecero in modo che La prima cosa bella facesse il giorno dopo il giro del mondo. Quindi quella notte segnò un po' l'inizio di una brillante carriera, la loro e la mia, che avrebbe poi fatto, come dicevo prima, il giro del mondo.
La prima cosa bella è sono i ricchi e poveri, sono io l'autore insieme a mia moglie. E soprattutto voglio ricordare questo genovese che mi impressionò molto, non solo per la sua voce, ma anche per quel modo un po' strano di fare dei genovesi. Io del resto, come tutti sanno, sono cresciuto un po' artisticamente con i genovesi, con i Fratelli Reverberi, con Luigi Tenco, con Paoli, con Bruno Lauzi, con Umberto Bindi, con Michele, con i New Trolls. Insomma, questa gente è stata importantissima per me, così come Franco. Da loro ho imparato tantissimo, perché io poi formassi un po' un mio modo di essere, un mio stile, la mia maniera di esprimermi artisticamente. Insomma, io questa sera, è vero, sono un po' triste, però voglio ricordare Franco per quello che quel ragazzo di quella sera del 1970. Perché, no, ti ringrazio, perché poi è quello che rimarrà sempre nella cultura popolare, nella memoria di questo paese, no? Per chi l'ha vissuto e chi ha avuto modo poi di, invece di ascoltarli dopo, chi ha avuto modo di conoscerli, ma insomma la musica resta per sempre, questa è la cosa più importante per loro, ma soprattutto per noi che possiamo continuare a vivere in questa bellezza. Certo. Grazie davvero Nicola, ti abbraccio certo. Forte, saluto tutta la famiglia. Sei sempre un grande. Grazie, un bacione a te e soprattutto vorrei fare le condoglianze certo. A Stefania e Federica da parte mia e di tutta la mia famiglia. Alle quali ci uniamo con tutto il cuore. Grazie Nicola.